Hi, this is Robert. In this video, we're going to learn how to say emails in English. Ciao, in questo video andiamo a imparare come si dice la mail in inglese. Let's go! La prima cosa da imparare è la chiocciola. La chiocciola in inglese si dice at. At. Come la preposizione at. 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 Mettete una mano davanti e non dovreste sentire il respiro forte. At. Perfect. Seconda cosa da imparare è il punto. In inglese si dice dot. Dot. D-O-T. Dot. La terza cosa da imparare è il trattino basso. Underscore. Underscore. La quarta cosa da imparare è il trattino in mezzo. Si dice hyphen oppure dash. Hyphen oppure dash. Hyphen si scrive H-Y-P-H-E-N. Dash si scrive D-A-S-H. Se avete difficoltà con lo spelling, qui c'è il video che ve lo spiega. Quindi la prossima cosa importante è lowercase o uppercase, che sarebbe minuscolo o maiuscolo. Lowercase è minuscolo. Uppercase è maiuscolo. Uppercase si dice anche capital letters, lettere grandi, capital letters. Adesso che avete imparato i simboli, vediamo una email di esempio. henryjames@gmail.com. Come vi dicevo, at è chiocciola, quindi henryjames chiocciola, henryjames@gmail.com. julie_smith@icloud.com. julie_ Vi ricordate che vuol dire trattino basso? Ok, julie_smith@icloud.com. Spero che vi è stato utile questa lezione. I hoped you enjoyed this lesson. Like, share and subscribe. Mettete un like e sottoscrivete al nostro canale. Bye for now. See you in the next lesson. Peace.